Siamo in compagnia del dottor Leonardo Gottardo, psicologo, psicoterapeuta, sessuologo e ipnologo. Dottore, benvenuto. Grazie, buonasera. Parliamo oggi di un argomento non molto discusso fino ad ora, che non emerge ancora come un vero e proprio problema, la dipendenza affettiva. Dottore, innanzitutto di cosa stiamo parlando e perché c'è la dipendenza affettiva? Sì, la dipendenza affettiva, dobbiamo precisare che ancora non è stato catalogato come un vero e proprio disagio o disturbo, però è anche vero che lo studio, ad esempio, dove tratto i pazienti, senz'altro la vedo molto spesso ed è qualcosa quindi che sta emergendo. Ma cos'è appunto la dipendenza affettiva? Sostanzialmente la persona si trova in una relazione spesso anche definita tossica o comunque morbosa, dove crea intenso malessere e non riesce a staccarsi perché non ha in qualche modo delle autonomie sufficienti affettive e teme veramente in maniera inesorabile quello che è l'abbandono affettivo. È esattamente un po' come due organismi simbiotici che vivono l'uno nell'altro e se ovviamente uno dei due si stacca, che subentra quella che è una morte un po' interiore. Quali sono, dottore, i sintomi e quali sono le conseguenze della dipendenza affettiva? Sì, i sintomi sostanzialmente sono un continuo rimuginio sul partner, controllo del partner, una continua ansia e anche angoscia riguardante l'eventuale perdita del partner, una grande gelosia che diventa poi anche possessività e non permette quindi alla persona di svolgere una vita secondo anche i suoi desideri, perché spesso succede che persone con questi aspetti di dipendenza affettiva annullano molto di se stessi pur di non perdere il partner, pur di non lasciarlo andare, e questo ovviamente compromette inesorabilmente quella che è la qualità della sua vita. Lei, dottore, in questi casi cosa può fare? La psicoterapia è molto importante perché a seconda della gravità, ecco, di questa dipendenza affettiva si cerca di comprenderne prima di tutto quelle che sono le cause emotive che ereditiamo senz'altro dalla nostra infanzia, dalle prime relazioni che abbiamo avuto nell'infanzia e che in qualche modo hanno lasciato delle ferite, dei traumi e che devono poter essere elaborate nella psicoterapia, perché la psiche tutto quello che non elabora tendenzialmente tende a riproporlo e più che mai lo possiamo notare nelle relazioni affettive, dove quello che è stato il passato si ripresenta in dinamiche senz'altro affettive, amorose del presente. Quindi cercare di sciogliere quelli che sono i traumi e poter poi anche rafforzare l'autostima e permettere alla persona di conquistare le proprie autonomie affettive e svolgere quindi così una vita adeguata e comunque in benessere con se stessa. Grazie, dottore. Grazie e buonasera.